del canale Riolo. Siete pronti? I'm from this day, stamattina. I'm from this day, son ben cantina. Io tu sono l'amicana. Io tu sono anche all'anzei. Io tu sono i bigatei per i suoi. Io tu sono anche l'umbris per il pascà. Io tu sono il furman tron per i cupon per i suoi indietro. Sempre là in carrione, in carrione, in carrione. Con la micana io lanzai, con mi lanzai. Non sono messo a ste, non sono messo a ste. Un'ora dopo, tre, quattro. Un morso ci metti un maro, ma come mai? Se pondre a sonde, la galera, la sapote, sempre là, l'intario, 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 l'acqua merda, un pessimo sboia, il ciabucca, un pataca, un sito per l'intario, ah, 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 ah. Thank you.
Signori, è venuto il momento. Vi presento la famiglia. Se fosse acqua, sarebbe come il Po per il Cher. Damiano Trevisan sarebbe il Po, e il Po dei Formenteraleti. Senza la batteria di Damiano Trevisan non ci sarebbe il suono dei Formenteraleti. Atlante musicale. Pilastro del ritmo, fulcro e origine del movimento, alla batteria, agli arrangiamenti, alla voce, uno straordinario batterista, Damiano Trevisan! Se fosse acqua, cosa sarebbe? Un torrente. Sempre in piena, un torrente di montagna, petroso, impetuoso, duro. La natura primigenia, cesellata con un'arte superba. L'uomo che combatte contro l'orso dalle gengive viola alle percussioni. Ai rumorismi, Mr. Fantastic, Marco Tovarri! Se fosse acqua, cosa sarebbe? Uno splendido lago alpino, come fino al 64 il lago di Tovel, che d'estate diventa tutto rosso. Elevazioni armoniche, gradinate d'oro, una diligenza di diamanti, una cupola di smeraldi.
alle tastiere, al pianoforte, alla fisarmonica e alla voce, la straordinaria Silvia Telloli! Se fosse acqua, cosa sarebbe? Un fiume carsico che scorre sotterraneo, poi emerge con forza poderosa. Indifferenza di due rotondità sospese, sole più pallone frenati, spirali di fumo, colonne di fumo, spirali di scintille, villaggi turchi incendiati, violente, lune elettriche, alla chitarra solista, il mirabolante Stefano Clò. Se fosse acqua, cosa sarebbe? La sorgente più limpida e più pura. Mulino ad acqua nel deserto. La microcitemia da premio Nobel. Al basso, Mister Andrea Guandalini! Signori, questa sera special guest, direttamente dal CER. Direttamente dal CER. Bravo! Al violino, Mister Roberto Bunga! Prova, prova, eccomelo qua. Se fosse acqua, chissà, acqua minerale. Acqua però solamente di un certo tipo. Adesso non so bene quale, comunque. La mente dei Formentera Lady, il capo, diciamo, supremo di questa tribù, il grande Maurizio Ferlini. Presa della colpa al pessimist boy, presa della colpa all'Eridania, ma presa della colpa all'aria, la colpa adesso, Dario, 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 gliel'acqua merda un pessimist boy, al sciabicato, patacca, si che per il Dario, ah, 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 ah. Grazie!